siamo qua al parco della Villetta di Negro in occasione della giornata dell'albero. Aster, in collaborazione con il Comune di Genova, fanno visite guidate a Villetta di Negro e al parco di Villa Luxoro. È con noi il dottor Giorgio Costa, responsabile del verde di Aster, che ci racconta qualche cosa relativo appunto al verde di Genova, di cui lui è la persona più importante, perché è responsabile proprio di questo verde. Sì, un impegno non indifferente. Aster si occupa in particolare delle alberature, delle alberature cittadine nello specifico, che hanno tutti i loro problemi, quindi la giornata dell'albero la sentiamo proprio un momento importante per noi. E poi Aster si occupa dei parchi chiusi, dei grandi parchi, quindi delle aree verdi più impegnative da mantenere. Quindi l'idea è in questa giornata specifica, 21 novembre, che è la giornata nazionale sancita da una legge nazionale, che riprende una tradizione vecchissima, che arriva all'inizio del Novecento, in cui si sentiva già la necessità di andare a rimboschire, quindi a mettere alberi. All'epoca si trattava di rimboschire zone montane, e tutte le nostre zone montane intorno a Genova sono state rimboschite in quel periodo, e gli alberi ricordano insomma queste giornate in cui i ragazzi, le persone andavano a mettere alberi, e adesso chiaramente sono alberi grandi, alberi importanti, quindi le zone boscate del Parco delle Mura o delle zone dietro Genova sono state rimboschite in quel periodo. E oggi invece ci troviamo a rinnovare l'attenzione e l'importanza verso gli alberi, partendo da questo patrimonio arboreo enorme, estremamente interessante, che abbiamo nel parco storico, perché nel parco storico ci sono gli alberi conservati meglio, gli alberi che non sono stati scavati o che sono maltrattati dal traffico, e quindi troviamo delle piante estremamente interessanti, e soprattutto riusciamo a capire come sono le piante se potessero crescere indisturbate, perché quelle delle nostre strade sono sicuramente quelle più penalizzate dall'ambiente cittadino. Ecco, in tutto il mondo si sta cominciando a capire dell'importanza dell'albero. L'albero è l'unico nemico del CO2 che sappiamo che si sta avvelenando, sta rovinando il nostro pianeta. E com'è la situazione a Genova e in Liguria dal punto di vista verde e alberi? Ecco sì, quando si parla di lotta alla CO2 è sacrosanta, però diciamo la cosa più semplice che vediamo. L'albero e tutte le piante che fanno fotosintesi sono in grado di utilizzare il CO2 e produrre ossigeno. Però non possiamo dimenticare che soprattutto in città le piante e gli alberi, che sono un investimento a lunga scadenza, che quindi dureranno negli anni, sono quelli gli unici in grado di imprigionare le polveri sottili e diversi altri inquinanti che ci danno grossi problemi di malattie respiratorie. Quindi in questo periodo in cui le malattie respiratorie ci interessano particolarmente, dovremmo essere particolarmente grati agli alberi. Questo meccanismo, questa idea si sta diffondendo a tutti i livelli, e in questo momento ci si concentra sulle città, zone inquinate di forte concentrazione di traffico, di produzione, quindi di inquinanti, non solo di CO2, molto dannosi, in cui la principale difesa è data dalla presenza degli alberi. Detto questo, non possiamo dimenticare che la Liguria è la regione più boscata d'Italia, e quindi abbiamo una concentrazione di alberi notevole, per nostra fortuna, e la città risente di questo perché ha zone boscate che arrivano vicinissimo all'abitato, e questo ce ne accorgiamo purtroppo soltanto quando ci sono rischi di incendio. Questo quindi è un patrimonio che dobbiamo soprattutto salvare e mantenere. Viceversa, l'incremento dei numeri di alberi nella nostra situazione, in cui non ci sono spazi, è estremamente limitato, possiamo aggiungere, ma ci sono poche zone idonee. Quindi l'obiettivo è puntare ad avere alberi di qualità e alberi sani, perché solo questi lavorano meglio in queste funzioni ecosistemiche, questa difesa dall'inquinamento a cui è riconosciuta da tutti la funzione. Queste giornate dell'albero sono sentite dalla cittadinanza, e mi pare che le visite che avete fatto recentemente sono state sold out, come si dice, proprio adesso ripetete questa operazione
proprio in occasione della giornata dell'albero, e ci auguriamo che appunto la cittadinanza risponda ancora di più a questa iniziativa che Aster ha eseguito con la collaborazione del Comune. No, direi che l'iniziativa, peraltro accolta in maniera entusiastica dall'assessore Picciocchi e anche dalla Giunta, è sicuramente valida, e lo dimostra il fatto che di nuovo tutti i posti sono occupati. Purtroppo i numeri sono limitati per l'esigenza di non dover fare assembramenti troppo grossi, e quindi l'interesse è elevatissimo. Quindi c'è un interesse per il verde, c'è un interesse per gli alberi. Quello che dobbiamo passare, che vorremmo passare se ci riusciamo, è di conoscere meglio questo sconosciuto che è l'albero, perché dalle richieste che ci arrivano di continua manutenzione e potatura capiamo che insomma, è difficile capire che l'albero ha delle caratteristiche sue specifiche per cui non dovrebbe essere potato, dovrebbe essere lasciato crescere. Solo gli alberi che crescono bene vuol dire che sono sani e non hanno problemi. Viceversa, gli alberi che hanno dei problemi non crescono e quindi vanno in qualche modo cambiati. Quindi dobbiamo indirizzare questo entusiasmo verso l'albero, che è condiviso da noi prima di tutto perché è il nostro lavoro, perché ci piace, cioè, ci abbiamo studiato e ci teniamo moltissimo, e condividerlo il più possibile con i cittadini. Quindi l'occasione è un incontro diretto, non solo con lettere o con scritture, con risposte che continuamente noi facciamo verso i cittadini, ma parlando con i cittadini davanti a un albero, concretamente osservarlo e capire perché cresce, come cresce e perché, come può svolgere meglio le sue funzioni. Bene, dottor Costa, la ringraziamo, è stato molto interessante parlare con lei e ci auguriamo che queste giornate dell'albero siano sentite sempre di più e sempre più seguite dalla cittadinanza. Grazie ancora, dottor. Grazie a voi e saluti a tutti. Arrivederci nei fatti.